Ciao a tutti, sono Piero e bentornati su Dronelander. Questa è la seconda parte del video dedicato al guasto del mio Cherson. Oggi cercherò di capire quasi con certezza matematica se il problema è causato dall'ESC o dal motore bruciato. Per fare ciò dobbiamo dissaldare due motori, ovviamente quello guasto e quello diagonalmente opposto, che ha il suo stesso senso di rotazione, e invertirli. Per dissaldarlo innanzitutto dovete procurarvi un saldatore che abbia almeno 45 watt. Da meno non riuscirete neanche a sciogliere la plastica. E un segreto per togliere le vecchie saldature, soprattutto queste del Cherson, è di apporre sopra le vecchie saldature un nuovo strato di stagno, in modo da utilizzarlo come conduttore. Dopodiché appoggiate la punta del saldatore e vedrete che si scioglierà e potrete togliere i cavi. Per cui procediamo con dissaldare il motore teoricamente guasto e saldarlo su al posto di uno funzionante e viceversa, e verifichiamo se il problema segue il motore, per cui a quel punto cambierò i motori, o rimarrà sul braccio, per cui è l'ESC. Ora colleghiamo la batteria e verifichiamo se il problema ha seguito il motore. Io spero di sì. Armiamo il Cherson e alziamo leggermente l'acceleratore. No, porca miseria, il problema è sull'ESC. Per cui mi tocca ordinarlo, installarlo e calibrare tutti quanti gli ESC. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Non dà errori. E quindi, sinceramente, per ora non so che dirvi.